Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Solennità dell'Ascensione del Signore. Dal Vangelo cogliamo in particolare due punti. Primo, il mandato che Gesù ci ha affidato, dunque l'importanza della nostra missione. Secondo, quali sono i segni della presenza del Signore? Vediamo un po'. Siamo nella conclusione del Vangelo secondo Marco. Il Signore invia gli undici, dunque la Chiesa in missione, e dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Ecco il nostro mandato: annunziare a tutti la buona notizia, che Dio ci ama, che Cristo è morto e risorto per noi, che Lui può regnare nella nostra vita, liberarla dalla morte, da tutto ciò che ci opprime, che il suo perdono libera, che in Lui possiamo trovare pace. È l'annunzio del Vangelo che siamo chiamati a diffondere, e non si tratta di proporre un bene passeggero o della risoluzione spicciola di alcuni problemi, ma della salvezza. Chiunque crederà e sarà battezzato sarà salvato. Questo mandato, miei cari, ci apre anzitutto allo stupore. Sì, perché Gesù risorto invia la Chiesa, invia ciascuno di noi. Don Tonino Bello diceva: Dio scommette sulla nostra debolezza. San Paolo arriva a dire che la fede dipende dall'annuncio e che al Signore è piaciuto farsi conoscere attraverso la stoltezza, cioè la povertà della predicazione. È il mistero dell'amore di Dio, miei cari. Lui potrebbe fare tutto da solo, potrebbe mostrarsi in maniera evidente e invece sceglie un'altra strada. Sceglie il rispetto totale della libertà delle persone e di bussare al loro cuore attraverso la nostra vita e le nostre parole. Potremmo dire che Dio fa un passo indietro per renderci protagonisti della nostra vita e del bene degli altri. Questo è molto bello. Ci ricorda due caratteristiche preziose dell'amore. L'amore sa dare fiducia anche quando costa e l'amore sa far spazio. Chi ama non occupa spazi. Non cerca la grandezza, magari a discapito degli altri, ma sa far un passo indietro per far grandi gli altri. D'altronde, chi è un bravo genitore? Chi risolve tutti i problemi ai figli? No. Il bravo genitore è colui che mette i figli in condizione di risolvere i loro problemi, di essere responsabili, capaci di rispondere alle chiamate al bene. Miei cari, se da un lato il mandato ci apre allo stupore, dall'altro ci ricorda la responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri. Attenti, questo non vuol dire che dobbiamo fare una testa così alla gente, che dobbiamo convincere le persone o portarle in chiesa per sfinimento. No, ci ricorda che Dio, detto tra virgolette, ha bisogno di noi e vuol servirsi di te per raggiungere la vita di tanti. Potremmo dire che in quanto battezzati, membra del suo corpo, siamo noi ora le sue labbra, le sue mani. È attraverso di te che Gesù può parlare al cuore di un tuo collega, di un tuo familiare, di un tuo amico. Ricordo una persona che mi disse: ho iniziato a pensare all'esistenza di Dio quando ho visto quel mio conoscente iniziare a pregare e andare in chiesa. Era più smarrito di me. Il suo cambiamento ha iniziato a farmi riflettere. Ora, miei cari, dobbiamo però fare attenzione a un pericolo: pensare che la fede degli altri dipenda soltanto da noi o che siamo noi che dobbiamo convertire gli altri. No, miei cari, la fede si diffonde anzitutto per attrazione. Se sei innamorato, si vede. Se Gesù è il tuo Signore e Lui è vivo nel tuo cuore, si vede. E tranquillo, questo attrae perché la tua vita profuma di una bellezza diversa, di un amore più grande. E quindi, nonostante i tuoi limiti, tranquillo, perché la testimonianza passa. Inoltre, noi non convertiamo nessuno, è Dio che converte, che tocca il cuore. Noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza, a voler bene, a fare il bene possibile, ma la risposta è personale. Un famoso quadro mostra Gesù che bussa ad una porta, ma la maniglia è soltanto all'interno. Come a dire: Dio bussa ai cuori attraverso di noi, ma la risposta è personale. Perché è importante ricordarlo? Perché ci sono, ad esempio, genitori che sono alle prese con la lontananza da Dio dei figli,
E nonostante il loro impegno, la loro bella testimonianza, i figli non ne vogliono sapere. E questi poveri genitori passano dal dispiacere al senso di colpa, come se fosse tutta colpa loro. Ma non è così. Per carità, tutti possiamo fare sempre meglio, ma i figli non sono un computer programmabile, sono una alterità da educare. Dovranno maturare, fare le loro scelte, arrivare a vivere, speriamo, il loro incontro personale con Gesù, cioè a decidersi per Lui. A noi, miei cari, allora, pregare per loro, dire e dare loro il meglio, fidandoci di Dio, che sa quando farsi incontrare. Ora, miei cari, il Vangelo non soltanto ci ricorda l'importanza della nostra missione, ma mette in luce un fatto importante, che proprio nell'ora della missione, quando ci apriamo dunque agli altri per amarli e testimoniare Gesù, possiamo vedere Gesù risorto all'opera. Il Vangelo ci dice che Gesù fu assunto al cielo e i discepoli iniziarono a predicare ovunque, e il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Abbiamo qui in fondo il senso dell'ascensione. Gesù che è nella signoria di Dio, nella gloria di Dio, invisibile agli occhi, ma vivo, presente e operante, mediante lo Spirito Santo, attraverso la sua Chiesa. E quali sono i segni che ne indicano la presenza? Che accompagnano l'annuncio della Chiesa chiamata a prendersi cura della persona in tutte le sue dimensioni? Sono cinque. Leggiamoli insieme, interpretandoli con una chiave metaforica. Speriamo che siano come cinque gocce di collirio che ci aiutino a guarire dalla nostra cecità per riconoscere Gesù che opera nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Primo segno, coloro che credono scacceranno i demoni, cioè sono resi forti contro il male e le sue seduzioni. Se ci pensiamo, l'opera del maligno è separarci da Dio e tra noi. Dunque, quando riconosci una tentazione hai la grazia di superarla, oppure quando aiuti qualcuno a fare altrettanto puoi riconoscere Gesù all'opera. Magari preghi per qualcuno e dopo tempo questa persona riesce a uscire da una situazione malsana. Oppure parli con qualcuno e per grazia di Dio questa persona magari fa un passo in avanti nel suo rapporto con Dio, ricomincia a pregare o si riaccosta ai sacramenti. Oppure muove un passo verso una persona con la quale aveva difficoltà e si era creato un muro, una separazione. Ecco, lì puoi vedere all'opera Gesù. Tu magari hai toccato i timpani, il Signore ha toccato il suo cuore. E ancora, parleranno lingue nuove. Sullo sfondo possiamo vedere un richiamo alla Pentecoste, l'effusione dello Spirito Santo che permette a tutti di capirsi. E qual è la lingua che parla l'uomo nuovo, direbbe Sant'Agostino, rinnovato dalla grazia? È quella dell'amore. Il punto, miei cari, non è sapere tante cose, né saper parlare bene. Noi possiamo saper parlare benissimo, usare un italiano forbito, essere dei pozzi di scienza, ma non toccare il cuore di nessuno, non suscitare la fede di nessuno. Perché? Perché non c'è un rapporto vivo e vero con Cristo. Susciti la fede, fai passare l'amore, se l'amore di Dio regna nel tuo cuore, allora nel suo nome ecco che riesci a consolare, ad incoraggiare, usando magari parole che neanche tu sai bene da dove vengano. Ecco allora Gesù all'opera, Gesù all'opera in noi che ci ispira, Gesù all'opera attraverso di noi che raggiunge i cuori degli altri. E ancora, prenderanno in mano serpenti. Cos'è? I credenti diventano circensi? No, miei cari. Per carità, nella vita dei santi abbiamo episodi miracolosi. Pensate a San Paolo rimasto indenne dopo il morso di una vipera. Ma, metaforicamente, cosa ci suggerisce? Prendere in mano i serpenti, cioè prendere in mano situazioni difficili, affrontare le tentazioni, saper mettere mano alle nostre debolezze, riconoscere e confessare il nostro peccato, insomma trovarsi davanti a situazioni più grandi di noi e riuscire per grazia ad affrontarle. Pensate a quanti malati affrontano tribolazioni e sofferenze devastanti con la luce di Cristo, con la sua pace nel cuore. E ancora, se berranno veleno, non recherà loro danno. Abbiamo qui un frutto dell'inabitazione di Dio. Bevi veleno, magari senti cose storte,
ideologie sballate o stai in un contesto avvelenato, lavorativo, familiare, comunitario, e questo non ti uccide. Anzi, unito a Cristo, nutrito dalle sue parole, non solo riesci a sopportare, ma a supportare chi hai accanto e dare anche lì testimonianza. Pensate al cardinale Van Thuan, 13 anni, in una cella di isolamento in Vietnam, osteggiato dalle guardie, unito a Cristo. Riuscì ad amarli a tal punto che divennero quasi tutti cristiani e suoi allievi. E infine, miei cari, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Non pensiamo soltanto ai rari miracoli di guarigione. L'imposizione delle mani richiama un gesto di preghiera, di benedizione. Rimanda anche ai sacramenti di guarigione. Imporranno le mani e questi ne avranno del bene. Abbiamo qui quell'affetto, quella premura fatta di preghiera, di cura concreta del sofferente, capace di consolare, di sollevare le persone dalle loro sofferenze, infermità, dalle loro ansie. E allora puoi vedere in tutto questo Gesù all'opera, che attraverso di te raggiunge e tocca la vita di tanti. Capiamo allora, miei cari, concludendo, che l'ascensione è davvero una festa splendida, particolare. È la festa di una partenza che è in realtà una più viva ed efficace presenza. La presenza del Signore, che scomparso agli occhi dei suoi amici, si fa paradossalmente riconoscere e amare da una folla immensa di ogni lingua, popolo e nazione, facendosi sentire vivo e operante attraverso la parola e le mani dei suoi discepoli, della sua Chiesa, di ciascuno di noi. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.